Il teatro Borsi e tutti quelli che ne fanno parte, dipendenti e volontari, desiderano esprimere la loro protesta e la speranza che si ponga fine all'insensata guerra scatenata da Putin e desiderano esprimere la loro solidarietà al popolo ucraino e il dolore per le vittime di ambo le parti, siano essi civili e soldati. Verrebbe spontaneo sospendere gli spettacoli del Borsi in segno di lutto, ma non servirebbe a fermare le bombe e i cararmati e la follia. A questo proposito ricordiamo che durante la Seconda Guerra Mondiale a Londra quando la Sirena annunciava i bombardamenti, molti inglesi si riparavano nei rifugi, ma molti si rifugiavano nei teatri che spesso rappresentavano i drammi e le tragedie di William Shakespeare. Il servo di scena di Ronald Harwood è un testo teatrale che parla proprio di questo, racconta proprio questo. Noi, come loro, continueremo ad aprire il nostro sipario, senza dimenticare quello che sta succedendo in Ucraina. Il teatro è e sarà sempre contro la guerra. Firmato Daniele, Franco, Simone, Lorenzo, Andrea, Giulia, Alessia, Irene, Marco, Cristiana, Patrizia, Donatella, Stefano, Barbara, Sandra e Bianca Maria. Ehm, come avete visto abbiamo aperto questa puntata con un, un comunicato perché ci è sembrato doveroso, noi del Borsi, eh, prendere posizione nei confronti di questa... Non so come chiamarla di questa follia. E apriamo come sempre le ultime nostre puntate di questo borsino eh, facendo la conoscenza di un'altra di quelli del Borsi. Allora, signore e signori, Alessia Cecchi. Ciao Alessia. La barista. <ride> no, ecco, vedi. Ho Lei ha già il mistero. Ah, eh sì, eh sì, come era io direi l'addetta alle consumazioni, l'addetta al bar, come ha detto lei: la barista. Chi è venuto al, al Borsi? L'avrà sicuramente notata. Eh, eh, si fa notare per la sua eleganza e per la sua classe non so come dire, sua, quel modo un po' eh, lontano così di, di fare il caffè. Di... <ride> no, senti, fatti gli scherzi. Chi è Alessia? Chi è? Chi sei? Allora, Alessia è una ragazza pratese da tante generazioni, come piace sentire a te. <ride> sì. eh, Viva a Prato! Si vede che sei molto anziana, si vede, si vede. Eh, Viva a Prato e ho studiato al liceo socio-psicopedagogico, sono laureata in Scienze della Nutrizione e ora mi sono dedicata al bar del certo, de Teatro certo. Borsi. Che cos'è il teatro per te? Cosa è stato il teatro nella tua vita? Non so, a scuola, crescendo, eccetera. Ha, ha avuto un ruolo oppure Allora, il teatro per me è sempre stato come spettatrice, non come attrice, perché ah. attrice non fa per me. Però come spettatrice è sempre stato una passione, un um, pieno di espressività, di fantasia, di, di bravura, di talenti, quindi è un modo anche per eh, andare in altri mondi, scoprire altri mondi. Certo, certo, bene. Grazie Alessia. Grazie, grazie di essere stati con noi e grazie di aiutare il Borsi a crescere anche in questo. Salutiamo. Ciao. È il ritorno, abbiamo già debuttato il 18-19 con Romeo e Giulietta ed è... Eh, di nuovo il ritorno del Borsi danza. Io, io, io lo dico, dico che la danza è scrivere con il corpo, è raccontare una storia, è fare un disegno. Insomma, è... e, um, e, ieri ho letto una cosa molto bella di Nureyev che dice: Tutti nella vita dovrebbero uh, uh, danzare, ma non per essere uh, ballerini, danzare e basta. È bellissima questa cosa, danzare proprio nella vita, danzare dentro soprattutto. Comunque io non avrò pace finché eh, a Prato non ci sarà tanta gente che viene al Borsi a vedere la danza. Uno spettacolo al mese a partire quest'anno da febbraio, l'anno prossimo speriamo a partire da novembre, quindi Borsi danza e sabato 5 marzo alle 19.30 ricordate il sabato è sempre alle 19.30 e domenica alle 17.30 è la volta di una, di una super signora compagnia che si chiama nuovo balletto di toscana conosciamo queste tre danzatrici il tuo nome? Daria 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 come? Daria Lidonici ma tu sei anche una coreografa se non sbaglio. Coreografa eh, per lo spettacolo Winnie Place. Ah, poi ne parliamo. Allora, Daria, poi... Io sono Lisa Cadeddu e sono una danzatrice <ride> del nuovo balletto di Toscana. Viva, meccanico No, è esatto. Io sono Marianna Miglio e sono una danzatrice per lo spettacolo di Daria Winnie Place. Fantastico, fantastico. Allora, ricominciamo da Daria. Dunque... Lo spettacolo che presenteranno sabato 5 e domenica 6 marzo si chiama Confini. Vuoi spiegare un po' di cosa si tratta? Beh, Confini, eh, così com'è, è, è um, uno spettacolo che viene portato in scena per la prima volta, malgrado ci siano eh, pezzi che vengono effettivamente portati in scena per la prima volta e altri che hanno già avuto il loro debutto, mm. eh, sono effettivamente distribuite equamente, eh, ad esempio, nella prima serata abbiamo un pezzo al suo debutto, che è Winnie Plays, e un pezzo che ha già deb debuttato, così anche nella seconda. Si può dire, Daria, che per certi versi i Confini abbia una componente di assoluta novità, nel senso del, del collage dei quattro momenti? Beh, all'effettivo sì, non sono mai stati portati insieme, insieme. in scena questi pezzi, mm -hmm. quindi è una cosa nuova anche per noi. Ok. E eh, tu, in, tu a, che, a quale dei, dei quattro momenti partecipi? Allora, lo spettacolo di cui faccio parte io è quello della seconda serata e ho un debutto anche il mio, sarà il solo Distante, coreografato da Roberto Doveri e riguarda l'introspezione dell'io e la difficoltà del ritrovarsi e dell'accettarsi fondamentalmente attraverso... Sì, infatti io ho letto le note, no? non ho visto nulla ancora del, del, dello spettacolo, Anch anche per me sarà una grande novità. Mi pare che tutti e quattro i momenti eh, eh, girino e, e, e gravitano intorno al, all'umano, intorno al, all'essere umani, ai rapporti con gli altri, al rapporto con se stessi, no? al rapporto con, con la realtà, col potere, insomma. È un po' un. Uh, un viaggio raccontato dalla, dalla, dalla danza. Tu, invece, in, quali, in quale dei quattro momenti ci, ti vedremo? Io sono una ballerina in appunto Winnie Place, uh -huh. che è lo spettacolo che debutta la sera del um, sabato 5 marzo, è sì. ecco, siamo... importante, scusami, Marianna. Eh, eh, questo è importante perché eh, le due sere non, fa, no, non ci sarà sempre lo stesso programma. Esatto. I quattro momenti saranno divisi tra sabato 5 e domenica 6, quindi eh, amici miei dovete venire tutte e due le sere, mi dispiace, ma è, è colpa loro e eh, non è colpa mia. Quindi, dicevi? Sì, appunto, siamo un organico in Winnie Place, siamo un organico di cinque ballerini sì. e appunto sotto la coreografia di Daria, di Daria abbiamo potuto esprimere una condizione che è anche molto attuale perché in Winnie Place ci siamo ispirati... Alla vita nei regimi dittatoriali, a quanto effettivamente l'uomo può trovarsi in difficoltà, come reagisce e che cosa effettivamente fa vedere e non fa vedere della sua vita. Che mi sembra un po' attuale, è, è, mo è notte, molto, molto attuale, infatti. Purtroppo. Io vi ringrazio tantissimo di questa chiacchierata e non vedo l'ora di vedervi sabato, 5 marzo, 19.30 e domenica. 6 marzo alle 17.30, confini con il nuovo balletto di Toscana. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Allora, amici, volevo presentarvi un amico, un amico carissimo, eh, Saverio cona nonché direttore di scena del nuovo balletto di Toscana. Ciao, Saverio. Esatto, ciao, ciao Daniele. Cosa vuol dire essere direttore di scena in un balletto? Ma mm, il dodicesimo uomo per il calcio i tifosi <ride> è una battuta sono, sono. quello che sta a metà strada fra il fatto tecnico e quello artistico. Okay. Poi dipende in che tipo di lavoro, mm. in, tipo di, in che tipo di contesto teatrale sì, sì. lavori. A volte hai più responsabilità, altre meno. Grosso modo, quando sei quello che determina quando si apre il sipario e quando si chiude. È già certo. um, abbastanza per farvi capire il direttore di scena. È un po' lo stesso, la figura stessa del, del, del direttore di scena nel, nel teatro di prosa nella rivista. Insomma, è colui che ha la responsabilità di tutto quello che avviene dietro le quinte no? nei camerini, eccetera. Quello che dà i segnali agli attori, ai ballerini, ai danzatori. Allora, Saverio Cona non è soltanto il direttore di scena del nuovo balletto di Toscana, è colui il quale che ha costruito il palcoscenico del Borsi nel 2017. Adesso io ti farò una sorpresa, che non ti dico, se no non è una sorpresa, e fra un po' la vedremo. Cosa ti devo dire? Grazie, 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 perché tutti, tutti gli, gli artisti che sono passati su questo palcoscenico in questi cinque anni, tutti mi chiedono: ma chi l'ha fatto? Ma, 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 ma com'è forte, com'è solido, com'è bello? Beh, Insomma, eh, ricordi Daniele, ti interrompo. Eh, ti dissi: prima lo facciamo e poi dopo facciamo vediamo. il progetto vediamo. sì certo è stata una bella avventura grazie grazie a Saverio niente ci vediamo sabato eh? benissimo attento questa Con, sorpresa, allora. e speriamo di, di superarli questi confini ok e di andare oltre grazie a tutti e grazie a Saverio amici anche questa puntata è finita mi raccomando andate a teatro fa bene allo spirito fa bene alla pelle Fa bene, fa bene fa bene ma soprattutto Dovete venire al teatro Borsi. Perché? Ma come perché? Perché al Borsi si sta bene. Ciao. Ciao. Ah!